risolvere. Cristo di Dio. Perché non funziona? Aspetta, aspetta, metti lontano questo dal fuoco. Ora sì, fuoco. Ora si sente. Si sente? Si sente. Metti lontano questo dal fuoco. E adesso c'è il grande fuoco. Ah, dicevo, grande fuoco. Per flippare, aspetta, c'è il tasto qua. Intanto Jack e anche Giorgio. Grazie Giorgio per il follow. Grazie. Grazie. E Jack sei sempre un mito. E questo è per flippare. Non c'era prima comunque. Si vede malissimo, ma credo che vuoi poi... Cioè voi state streamando 1080. Sì, lascialo. Lascialo, mettilo lì. Sì, ma perché non si vede se c'è un buon 4G qua. Comunque il logo di Streamlabs. Comunque bellissimo. Però. Allora, hai mai visti Jack questi? Mi sa che è molto meno evidente che non lì. Sì. Allora, finché è verde... Si vede un po', però... Voglio vedere le fiamme. Brucia. Ma gira. Aspetta, l'ho girata, non si è bloccata. Si è bloccato. Riprendi. Si risolve. Si è bloccato tutto. Se faccio così mi si vede sotto. Caccare, no, si è proprio bloccato inesorabilmente. Comunque bellissima okay, faccia. Adesso funziona. Guarda. Grazie comunque per i 10 bit. C'è il biglietto da fare, cioè, eh. Qui c'è la... Bene, allora, grazie. Pagaci ancora, così se vuoi ti mettiamo lì. Stiamo parlando al nostro pubblico, sì sì, il nostro... No, no, prego, prego, anche se, vuoi... No? Così. Così. Mettiamo lì in seconda fila? Voi volete mettere in prima o in seconda fila? Volete mettervi lì? Ma non c'è nulla lì, ma sei un bugiardo, Jack. Guarda quanto fuoco. Guardalo, guardalo. Beh, per ora effettivamente non c'è. Ma adesso aumenta, ma voi siete troppo negativi. Bravo. Siamo cosa siamo? Che non hai finito la parola, mi sembrava veramente no, inappropriato. Negativi, okay. Negativi, negativi, non okay, pensate a nulla. Ah. Ma se io mi siedo qui, mi spunta solo la testolina da sotto? Il cappello, la Giorgio. Ma era venuto l'occhietto. Sì, sì, lo so. Vai, prova a risederti. Sembra un po' uno spettacolo sperimentale. Se restate una bistecca, vi sono ancora. Ah, voi, siamo pieni di carne qua, bistecche. Sì, però cuciniamo fra 4 ore. O 5. Davvero? No, okay. Anche meno volendo, è già partita la fiamma. Ah sì, a che ora la faremo? Alle 8? Beh, sì. se la vuoi subito la bistecca, metto la mano così. No, non dirlo, che Streamlabs poi... No, non Streamlabs. Twitch. Cosa fate? Esatto, perché poi ci sono i bambini. Vogliamo qualcuno spiegare che bambini. Cosa facciamo? Va bene. Stiamo realizzando... Allora, privati. Se prima c'è il carbone, dopo c'è in la brace, ma nel mezzo c'è... l'oscurità. L'attesa. Anche bello, molto concettuale come risposta, mi è piaciuta. E cuciniamo una serie di carni. Sì, tipo quell'indovina lì dei giochi che stavo giocando dall'altro giorno, no? Tipo? All'inizio c'è il carbone. All'inizio c'è il carbone, poi nel mezzo c'è il carbone bagnato con la gasolina. Come si chiama? La gasolina? Sì, come cazzo si chiama? Sono tutti girati strani. Diavolina. Quello col cappellino mi sta simpatico. Grazie, Giorgio. Grazie. Cappello di paglia? Ma quindi è tipo intercambiabile la cosa? Se tipo gli passo il cappellino, capito? Proviamo. Vai, proviamo. Buonasera Michele. Ciao. Buonasera. Ciao. Adesso sono simpatico? Ciao Michele, come stai? Bene. Questa è l'opera. Stiamo passando il tempo. Che fa la diretta? Sì, stiamo streamando. Ma sono cordato. Oh, sto già sudando, Rick. A parte che ha detto mi sta simp. Quindi simpatico. Simp? Ma tenete un poco di carbone con la diavolina, noi da parte. Grazie per i beat. Il potere del CAPPLINONERO. Che è? Il cappello nero ha detto. Ah, ok. Ok, ha detto cappello nero. Bravo. Ho sentito un attimo. Grazie per i beat, grazie mille. Ma che ho sentito il cappello, ok, cappello nero ha scritto. A meno che non ti vergogni puoi venire. No, ma volevo, sì. Era per leggere lì, non volevo oscurare tutto col faccione.
figurati. Ma la cosa è qua. Perché... Ah, ok, ok. Vedi che... Comunque Michele Simple Super Minecraft tipo di carne, vai, basta che muggisca, come si dice. No, quello no. Jack, noi mangiamo solo roba già morta. Jack, non ammazziamo nessuno. S, poi c'è S, poi M, I, P, quindi SMIP. SMIP? SMIP con due S. Sono confuso. Allora lui ha scritto, no, simp due punti super Minecraft intensive player, però io ho letto due volte simp, cioè ho letto due, ho letto anche il simp di prima perché sono un po' così, per cui c'è scritto smith simp tube, ma l'avevo già detto sta cosa. Che te ne pare del nuovo sistema di ancoraggio? Bella, un pochino storta, un pochino così, sì. Basso, non so. Hai ragione, ma non no? Ma io voglio trovare, no, ma è perfetta, secondo me. Il posto incredibile. Ma secondo me è perfetta veramente. Possiamo fargli vedere anche come saltiamo la corda. Vai. Sei pronto? 99. Che bravi, che facciamo uno in un verso e uno in un altro. Ma bravissimi. Sì, comunque è normale, adesso sta facendo la brace. Ok, sì, adesso sta facendo la brace. Voi non potete vederla perché è un segreto. Prendete un pomodoro, sono in frigo i pomodori, non ci confondete. No, hanno visto che... non penso che hanno visto che... Io non so se sono pomodori, però secondo me l'ha visto e sono pomodori. Ero intensamente concentrato su Minecraft. Ok, sei ancora concentrato. Che ti fai su Minecraft, Jack? Che non l'ho ancora giocato il nuovo aggiornamento. Però l'ho visto. L'ho visto. Sono gli Axolotl. Sono gli Axolotl. Stupide zanzare. Io comunque mi sono sparato l'antizanzare anche sotto la maglietta. Non so che me ne prendo altro. Fallo. Ho visto pure la Maria. La Maria. La Maria in Minecraft? Ah, qui dietro la Maria. No. Non c'è nessuna Maria qua dietro. Ma è alta, sì. Come se mi spruzzato il condimento da insalata. Sì, sì, quello è nostro. Ah! Sì, ma va bene, è pieno. Okay. Come va, ragazzi? Mettiamo un posto? Po' di zanzare anche i ragazzi. Come state passando? No, no, no! State passando... Ti sei appena posata una sulla madre. Cioè, proprio hai poggiato il corpo e è arrivata. State passando un buon fine settimana? Non l'ho neanche presa. Tanto rumore per niente. William Shakespeare, cioè, sì. Che braccio incredibile stiamo facendo. Ma bravissimi comunque, è una roba unica. Guarda, di sotto si vede la braccia. E che rosso. Sì. Sì, dai. Il carbone, comunque vogliamo ricordare gli amici da casa che deriva dagli alberi. Gli alberi bruciano, il legno diventa carbone e fossilizzandosi diventa petrolio. Wow. Ma non c'è nessun pomodoro, bro. Dove è il pomodoro? Non vedo la pianta che ho. Sono pomodori, quindi davvero? Boh. Mi sa che sì. Mi sa che c'ha ragione veramente. Wow. Ma è la cosa di plastica lì sopra che sta prendendo fuoco, tipo? Che va spostata. La sposto io? Sì, se non ti bruci, sì. Ok. Penso sono un uomo d'acciaio, io sono un uomo d'acciaio. Gli alberi da dove derivano? Gli alberi derivano dalla terra. La terra ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole la terra. L'albero. Per fare un tavolo ci vuole il martello. Fiore. No, fiore. Martello. Fiore. Martello. Fiore. Martello. Fiore. Martello. Fiore. Sì, sono pomodori. Mi confermi che quelli sono... Sì, sono pomodori comunque, sono anch'io, lo so. Ma perché c'è sempre la faccia storta tu là? C'è il pizzetto, cioè. Bellissimo. Mi ha aggiunto la faccia. Scusa, posso? Comunque. Ma stinfissimo, bellissimo. Ma sono pomodori quelli. Sì. Ok, diamo un premio a Giorgio. Bravo Giorgio, cappello di paglia. A meno che Giorgio non sia tipo qualcuno che è qui. Ma inquadra il barbecue. L'abbiamo già fatto. Ah, io sono Giorgio. Ma no. Cosa vuoi fare? Giorgio, ti do un premio. È uno scontrino.
facciamo finta. No, non c'ho nient'altro. Beh, puoi assistere il a una cappello. Chiamata incredibile. Non posso dargli il mio cappello. Diamogli fuoco. Ma se vuoi mandare dell'altro violino sul coso, ti tengo il telefono per mostrarvi. No, no, perché è illegalissimo quello. Sì, no, appunto, è pericolosissimo. È molto bene che non abbiano visto cosa abbiamo fatto prima. Con la borsa lì, vabbè. Sì, di plastica. Sì, sì, sì. Caldo, Fa un po' caldo, ovviamente, adesso. Poi siamo anche tutti qua, quindi fa ancora più caldo. Ecco qua, fa molto più fresco. Linda, sono pomodori quelli. Sì. Vabbè, ci ha preso. È che un ragazzo che ci stava guardando ha detto prendete un pomodoro perché ha visto che erano pomodori. Sì. Occhio di fatto. Sono pomodori. Ma poi non si vede niente, come ha fatto? Vabbè. Vabbè. Questi sono cetrioli. Ah, ecco, sì. Invece questo è un bello. Si vede bene almeno perché. Sì, sì, si vede bene. Incredibile, che presetto. Ma infatti, ma benissimo. Se n'è andato, mi sa. No! La Vittoria non mi ha risposto. Ma viene, viene, ha detto che veniva. Quando è partito il castagno. Giuro. A che ora? È l'orario che gli hai detto te. Adesso io non lo posso chiamare. Io chiamalo, chiama. Chiamalo. Oddio, è morto, l'abbiamo perso. No, no, chi non ti preoccupare. Chi signor, non... Ah, Giorgio? Sì, è grafica quella, non la puoi scorrere. Ah, non posso scorrere, no, vero? Pensavo su... Io, stupido io, pensavo avessero fatto un plugin con le Streamlabs. C'è il plugin. Ma fa... si blocca tutto se la metti, sono sicuro. Ah, fermo. Non mi fido. No, no, sta andando. Va bene? Finché questo è verde. Da Dio. Ok. Comunque, secondo me è venuto a prenderci Giorgio perché non gli stavamo prendendo i pomodori. Quindi ha deciso di venire a prenderci a schiaffi. Ma che bella sta venendo sotto. Funziona. Sì. Ah, un po' pondito. Jack, ma te cosa fai questo sabato di bello? Si gioca a Minecraft, mi sa. Sono qui. Grazie per il video, fratello. Sì, bello. Sono qui. Giuro. Sono venuto a prendere è venuto a prendere i pomodori, sì. Credo che questo si possa scorrere. Quello si può scorrere, ma secondo me si blocca tutto. Sì, sì. Non si è bloccato tutto. Perfetto, perfetto, perfetto. Nulla oggi. Comunque Giorgio, com'è? Grazie. Grazie Giorgio per tutti i bit, Giorgio. Grazie mille. Sì. Ma perché lui è Giorgio Cappello di Paglia, lui? No. No. Giorgio Vanni? No. No. Cloppete, cloppete, sono l'imperatore! E lui è San Giorgio e il drago. Ok, te, tu sei San Giorgio e il drago? Sei San Giorgio... Dov'è? Sei San Giorgio e il drago? Il drago. Ma l'alert si sente, Giorgio. Si sente da Dio. L'alert si sente di brutto. Ma voi non lo risentite, scusate? Io sto per il drago. Sì. Per il drago. Grande, Linda. abbiamo uno in più per il drago. Com'è? No, no. Spider-Man, io sul muro ti ci salgo. Se vuoi levare le ragnatele, chiama il numero in sovraimpressione. Spider-Man, Spider-Man. Grazie per l'host, Jack. Ha fatto per sentire. Ma perché è tutto? Ma perché è tutto? Scusa, grazie. Fai dei settings. Ma perché è tutto? Aspetta, che hai risposto. Scusami. Che ha detto? Sono Giorgio e San Giorgio di Napoli. Giorgio San Giorgio. Ma probabilmente è qualcosa che non conosciamo. Sì, aspetta, fammi vedere il layout un attimo. Ma tu vuoi modificare il layout così in diretta dal sì, telefono? Sì, non succede niente. Editor, alert box. Oh, torna. Magari loro hanno visto bene. Si vedeva bene l'alert, non l'hai vista? No. Ok. Cos'è advanced? Ah, oh, no, niente advanced. No, l'alert è per... Allora, lo centriamo qua. Ok, vediamo un po' se funziona. Facciamo più, aspetta, lo facciamo più piccolo. Eh? Sì, in teoria. Qua. È anche un po' strecciato così, un vabbè. Po'. Adesso deve funzionare. Come situazione. Si sente solo dalle casse e si vedeva. Ok. Quindi okay. Va bene. Ok, a posto, quindi falso lavoro. Comunque si vedeva, come si vedeva? Quindi loro lo vedevano, quindi andava bene. Quindi adesso l'abbiamo modificato e adesso farà cagare. Adesso sì, fa cagare. Ok, a posto. E vabbè, ve lo tenete strecciato adesso. Adesso è strecciato e in centro. Che se ne frega. Bello centrato. Fate parte un alert, vediamo se funziona.
Cos'è che può far partire? Tipo? Tutto. Tipo, può smettere di ostare e riostare di nuovo? No. Addio, perché non mi avete preso il pomodoro? Ma non ci sono, tra l'altro. Ho i pomodori. Andiamo a fare un tour dei pomodori. Andiamo a vedere i pomodori. Faccio il camera. Vai, seguite. Se flippi. Se flippi, si vede la tua faccia ferma, immobile. Sempre la stessa mia faccia, tra l'altro. Sempre la stessa. Sempre la stessa faccia di culo. Bloccato. Sì. Sì, è bloccato. Riflippa. Ah, devo riflippare? Sì. E poi? Non hai cliccato. Sì, 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 l'ho cliccato. Ok. Quindi mi segui... faccio così. Sì. Io ti dico. Allora, benvenuti a mela. A mela arancio. Volevi dire. Vabbè. Queste sono piante Vabbè. Di pomodori dell'antica Toscania centrale. Pomodori che devono ancora nascere. Inquadri, grazie. Sono pomodori messicani. No, dico. Ad estate. Non estate. In estate, ad estate, sta il dialetto. Questo è il dialetto etrusco, altro esatto. Che. Poi abbiamo altri pomodori. Qui c'è una pianta che risale ai... Intanto non ho ancora visto un pomodoro. Certo. Presto, iniziano tra poco. Questa pianta è qui dai tempi aspetta, minoici. Aspetta, l'ho trovato, Giorgio. Giorgio, stai zitto, Edo, aspetta. No. Questo è un pomodoro. Così. Bravo, diglielo. Ed è pure da dietro. Quelli piccolini non sono pomodori, sono cetrioli. Giorgio, senti, insegnami come si fa, perché sennò qua io continuo a fare figure di merda. Possiamo vedere la pianta? Però questo è abbastanza un pomodoro, non credi? Ah, quelli piccolini questi qua. Dici? Può darsi. Beh, le foglie sono diverse, quindi sì. Ma sei un agricoltore, sei un ortofrutticolo. Ortofrutticolo. Quindi questa pianta minossea? Minossea? Sì, labirintica. Minoica. È molto bella. Questa linda che pianta è? Quello che a primavera questa roba dell'incredibile cugina dei piselli. Non sei simpatico. Non si sente. Come non si sente? Cos'hai toccato? No, ora ok. Si sente? Ah, quando giri si blocca l'audio per un secondo. Perché non ce la fa l'OBS a sentire. L'OBS non ce la fa. L'OBS. Ah, sì. Cerchiamo di non spostare troppo perché già il 4G qua fa cacare. Ora sì. Ma voi vi siete mai chiesti come funzionano i bonsai? No, ok, va bene. Abbiamo l'esperto. No, perché pensavo volessi dire una battuta. No. Come bonsai si fa così e poi facevi la cosa, no? Ok, vabbè. Ero molto ingenuo. No, vabbè. No. Bonsai veramente? Sì. Ma per hobby, fighissimo. Sì. Però sono a ganz. Aspetta, vado da un'altra parte. Ma cioè, non ci vuole tipo tantissimo tempo? Beh, allora, diciamo, la scorciatoia è raccogliere le nature. Ah, sì, sì, sì. Però teoricamente non si potrebbe. Io le prendo già da gente che la raccoglie, quindi se okay, nel caso sì, fanno sì. Quello a loro. Ok, non facciamo nulla. Ovviamente. Esatto, no, sì, infatti, molto vaghi. Niente video, niente saggio. E quindi sì, okay. Però ecco sì, se ad esempio parti da seme o da talea, da un rametto, ci metti un'infinità sì, sì. Di tempo, anni. Ci possono volere anche 20 anni per avere proprio una piantina. Sì, sì, non fai in tempo. Poi cioè. Dipende tanto dalla specie che uno coltiva, cioè ci sono piante che crescono più velocemente, sì. Altre un po' più lente, tipo i pini, eccetera. Ho capito. Sai, tutto dipende un po' da un ciclo vitale di un bonsai quant'è? Diciamo, ogni pianta ha la sua. I bonsai sono alberi o arbusti che vengono miniaturizzati a scopo estetico. La pianta è manipolata tagliando ad arte le radici, la sua crescita infatti è condizionata proprio dalle dimensioni di queste.
Sono abbastanza sicuro che fosse veramente quello di Wikipedia. Bella Revan Pompei. Bella una bracina. Esatto. Bella. Comunque fantastico, fantastico. Adesso ne sappiamo a pacchi. Come è nata, nata, già fatto com'è nata la situazione? La collaborazione. Com'è nata la Ma guarda, non lo so neanche. No, cioè vabbè, semplicemente si è detto stasera c'era sta cena. Ho detto vengo anch'io così, si è imbucato. Clap, clap, grazie. Molto bello, maestro. Niente, quindi no, io da piccino mi ero fogato tantissimo, i bonsai mi piacevano un sacco. Io ho sempre avuto la mania per le cose piccole. Non fare. Non mi guardare. Vabbè, vabbè. Comunque, per cui niente, gli alberelli piccolini mi... Ah, bello. Quindi no, ci ho provato, ho preso una pianticcia, non ho vero, non l'ho presa, però l'ho presa. E ho provato a fare le cose che dicevano sui libri, ma è morto subito. Vabbè, sai... Vabbè, ero piccino. Alla fine c'è un vaso più piccolo, quindi c'è da stare anche tanto dietro al discorso acqua, sai, la terra secca prima, quindi sì. È tutto legato anche a quello. Facciamo la pasta sulla brace, che è schifo, Jack, buona. Madonna. Ma tipo cruda, così ce la lanciamo sopra. La nostra padella, che era grande, rotonda, piena d'acqua, con dentro gli spaghetti appoggiata sulla brace. Ho sete. Ma tipo tantissimo, posso avere un bicchiere d'acqua? C'è caldo qui. Vado a chiedere. Ma scaccia le zanzare. No, infatti. Amici, amici, fidati, funzia. No, non sprecherò della buona pasta per le tue stupide idee, Jack. Sta ben finita. Ma penso non serve a me qui, dai. Ci vediamo poco a tutte. Siamo il sabato altro stasera. Che pomodori. Non crescere pomodori col potere della strega. Si fa il pomacco. Il pomacco, buonissimo. Si fa il pomacco. Ma voi sapete cos'è il pomacco, vero? È il pomodoro misto al tabacco. Idea creata dai Simpson. Pomacco. Sono andato a prendere. Pomacco. Come andiamo a prenderlo? Sì, perché mi hanno mandato sti bastardi, mi hanno mandato di Google Maps, mi hanno mandato a cosa? Mi hanno mandato in via Orzali, ma non attraverso prima. Ah, ma è normale. Quello c'è. Ci sei arrivato a destinazione. Siamo in live? Sì. Non ti permettere di dire che le idee di Jack sono stupide, se no ti prendo a pomodori in faccia. Ma che l'hai detto? Che cazzo dici? Va bene, non lo dirò più. Puttana. Promesso, Giorgio, non lo dirò più. Ma guarda qua, c'è l'audio. Sempre. Comunque il pomacco. Il pomacco. Siamo veramente in live. Pomacco, non mi ricordo. Pomacco. Forse in inglese. Può darsi. Vabbè, sono fantastici. Insomma, pomodoro e tabacco. Danno dipendenza, però. Scusate, però valutiamo il fatto che l'idea di Jack poteva essere un po' stupidina, no? Detta così, Jack è un grandissimo figlio di... No! Mi fa bannare. No, sei veramente in live? No. Allora perché dici ci fa bannare? Non va a fanculo. No! In live? Sì. Ma siamo in live o non siete in live? No, perché sennò... Ma vaffanculo, vai, messaggi di merda. Vuoi del gin? Sì? Vai. Che cosa hai portato? Acqua del gin. È acqua liscia, no? No. Il gin acqua liscia? Chi non conosce il gin acqua liscia? Orgoglio italiano. Vabbè. È acqua liscia o no? È frizzante. Maledetti infami. Io odio l'acqua frizzante. Anche quello che mi piace troppo, però... No, non piange. Allora, Giorgio mi ha detto che se mi permetto di dire che un'idea di Jack era stupida, mi piglia pomodori in faccia. E sappiamo che è qui intorno, quindi io mi... Vado via. Ti piace la brace, Vittorio, che sto facendo? Fuoco, acqua. Ti piace la brace che sto facendo? Bravo, complimenti. Onore a lei. No, era... Chi sa che è cagato? A lei, sempre... 9 punture per la stella di Scorpio, ti avvicini inesorabile alle porte dell'Ade, ma altre potresti varcarle per sempre. Fa la tua scelta. Non ho via delle città del prossimo anno. Nomina delle città dell'Eurovision per il prossimo anno. Con quello sguardo c'è Lucca? No, in Italia. Lucca. No, Milano. Allora, Poggi Bonzi. Poggi Bonzi! Pian di Rota.
Poggio a Caiano. Ma poi Poggio Poggio la California. Coreglia al Terminelli. Meglio paese. Coreglia. Studiando tipo Coreglia. Marnia. Ma perché? Ma perché Poggi Bonsi? Ma perché si è preso? Perché Poggi Bonsi? Attenzione, però, attenzione. C'è anche la città che si chiama... Si può dire? Come? La Orgia. Sì, Orgia. Si può dire, sì. No, perché poi scattano i ban come... Ma no, sì, Orgia, poi ci sono tutti insieme, sono tutti. Poi ovviamente non possiamo mancare, non possiamo mancare con la Bugiana, neanche a dirlo. Ragazzi, comunque sta roba di Corigliano Terminelli è follia. Sembra neanche esistesse della musica a Corigliano Terminelli. Che fosse arrivata la musica. Corigliano Terminelli, che poi dirlo sembra veramente una frase di una canzone. No, sei neanche sicuro di esattamente quali sono le lettere. Cogliere la Pepirelli, basta un po' il nome, coprire la Pepirelli. Sardo, vai un po' così. Ma spiegami che cazzo vuol dire. È il nome del paese. Ma tipo Monte Castello, io a monte c'è un castello. Cogliere la Pepirelli e Core. Core come il core. Poi? Posso farlo? Aspetta, perché adesso dice le cose che può dire. Eh sì, ok. Ah no? Core? Coreglia. Coreglia? Ante il Minelli. Ante il Minelli. Quindi Coreglia prima di Minelli. Da voi. Il Minelli. Sai, soltanto il paese in cui io sono nato. No, lo sto spiegando, l'etimologia. Perché Ponte Lea si chiama perché c'è un ponte sull'Era? Sì! No. Come sì? Dai, via per il culo. Ponte sì o no? Sull'Era, sì! Ci sono due porte davanti, quindi, a ogni porta. Aspetta, quindi quel locale che si chiama Arnera è perché è il fiume Era? No. Fiume Era. Era la moglie Dovrebbe. Del primo... Era la moglie... Era la moglie del primo... 25 flessioni? Così. Mi ha fatto fare 25 flessioni. Guarda che non li vedi i punti canale da qua. Me li hai fatti fare davvero? È la fusione dei due, c'è Buda e Pest. Che erano sulle due sponde del fiume. E così è Ponte d'Era. Nel senso che Ponte d'Era nasce quando finalmente si crea. Andiamo a sentire l'origine di Ponte d'Era. Momenti didattici come se piovesse. Non ci credo. Sei te contro il professor Mauro Ronzani dell'università di Pisa, sappilo, eh. Vabbè, io. Ma smettila! Ma è la tua reazione, infanzia! Perché dice che le fonti storiche sono come il maiale, non si butta via niente. Questa è vero. Fonti storiche medievali. Poi dice, ha una battuta sugli ebrei. No, ve la racconto un'altra volta. Quella non si fa adesso, però. No, ma non la so neanche io, non la sa nessuno. Ok, okay, non la dice mai. Perché non l'ha mai detta. Dice, all'esame ve la dico. L'abbiamo chiesto, non ve la dico. Okay. È la stessa. Puoi vedere Telegram? Io no. Voi avete Telegram a portata di zampa? Io sì. Cosa? No, questo è ok. No, pensavo... Se mi fai fare le cose, Jack, mandami gli screen su Telegram. Perché mi ha detto 25 flessioni, ma non so se l'ha fatto davvero o no. Non c'è, ci dovrebbe essere nella chat. Ma non c'è scritto nulla. Cioè, l'ha scritto il boss. Ma ci ha mentito. No, per ora non ha fatto. Magari si sta preparando per farmi faticare. Però si dovrebbero vedere qui. No, a volte non lo vedo nemmeno io nel... L'ha mandato ora. Ha mandato veramente la foto, quindi mi sa che l'ha fatto sul serio. Com'è poi le... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25 pressioni. Mi inquadri? 25? Sì. Perché erano 70 per portare. No, perché... punti canale che gli fanno fare le cose. Vai. Qua? Ah, dovete spendere i punti canali. Siamo al peggio. Assolutamente. La prossima volta si chiama Vittorio, la prossima volta si chiama qualcun altro. Ci siamo, ma cosa vuoi? Penso già alle future riferimenti. Uno. Ah, no, c'è rimasta. Tre. No. Quattro. Si è rimasta l'auto programmata. Sei. Rimasta otto. Nove. Qui. Io c'è da andare in un posto dove fanno i lavori. Perché? Dopo da 10 è stato 18. Ricordo, no. Ha ripreso però. 20. C'è bagaccio di 10. Io ricordo, esatto. 2. E da domani diventerà un culturista. A posto. Sì, la sua vita. Sono due Evangelion di... Ta-tan. Ma riguardo a te.
Quindi no. Due Evangelion da parte di Giorgio. In anticipo, poi hanno fatto. Fai il coro. Tu fai il coro, fai. Pini, ma riguardo a te, riguardo a ciò che non puoi fare, che tu. Pure per te. Un eno dove ho tanta idemo. La chitarra. E ora di nuovo da capo. No, vale come una. Non li sprecare così. No. Cioè, Roberto, vi alternate per le sfide di atletica, te, no. Sì, per le sfide di Man vs Food. No, lui sì, lui fa. Ah, lui fa. Sì, perché io non ho mai dell'alcol in casa, lui ce l'ha sempre. Sì, ma lui non c'ha voglia di fare. Ma vai, una bella cosa di birra, sì, vai, vai. Certo. Sempre disponibile. È il fatto di che non si veda. Quello greco? Sì, allora da capo. No, Giorgio lo sa sicuramente. No. Giorgio, per lì mi sono zanzare. Giorgio, qual è? Qual è il ballo che fa così? Il ballo degli All Blacks dell'Australia. Qual è? Capiate quello. Non so se è quello greco, ma quello russo. Sì, sta andando. Gli è andato fuoco. Perché russo? A Gandalf. Non bevono Gandalf. Sì, per quello di. No, quelli sono gli slavi. Non era la stessa cosa. No. Ma io no, no, Jack, non si fa da capo. Due vale come uno e ne ho uno fatti vale 36. Come uno, vale ne ho fatti 36. Uno. Vittoria vale come 10. Fatti... Io valgo come 10. Sono quindi bellissimo. Una vittoria. Quindi bellissimo, altissimo e levissimo. Purissimo. Purissimo. No, purissimo no. E mio prete mi ha detto che non sono la più schiena. Purissimo. Quindi. Ma noi stiamo. La schiena. Ah, stiamo. Te l'ha detto lui perché è di nascosto. Da... Grazie per l'altro beat. Ma sei un. Can Ken. Can Can. A Can Can. È il Can Can. È il Can Can. Il ballo del Can Can. Ma quello è un altro. Sì, ma la voce ha fatto Can Can. Comunque, il Can Can è quello che fai. No, quello non dicevo quello. Dicevamo con le mani. È quella spagnola la tua. Così. È quella spagnola la tua. Sì. Non diciamo la tua. Quella, cioè, la tua, quella che hai provato a imitare veramente. Che poi loro la stavano dicendo. Era per loro che. La salsa. Che salsa? Salsa barbecue. Salsa barbecue. La salsa barbecue per la grigliata. Grazie per il beat comunque. Per il beat. Bitcoin. Sei ricco. Magari. Merda. Ma sei un che Bitcoin. Cosa serve la salsa per qualificarsi una salsa barbecue? Picchiate il piede ballo. Bravo. È quello. È quello. Comunque ti leggiamo anche se non ci doni, ma siamo contenti comunque. Più o meno, sì. Salsa rosa. Beh, i colori fanno, cioè... Il colore più o meno è lo stesso, c'è chi lo fa, però chi lo fa per me dovrebbe beccarsi uno sputo, non ho. In quanto a te? Guarda, c'è che basta! Non c'è. Non c'è. Cioè, c'è tipo... Sì, no. Vedete come quel film di Bruce Lee dove si mette, sì, poi comincia. So che Harold quando aveva fatto le cose che mangiava in Africa le capre. Me lo sono già andato. Grazie. A un certo punto una roba sta di fatto no. Addio, la finale. C'è qualcosa da camino per avere smog? Posso guardare? Sì. Ce l'ho. Guardate questo bellissimo strumento. Sì, così. Ma qui c'è qualcuno che abbia... Lei? Lei l'avete già visto? Come fa? No, così, ma ascolta, ma... Con quale inquietudine stai fissando? Prima i ceci, poi i sassi, poi alla fine il carbone ardente. Sì, è vero, è vero. Cosa gli hai fatto? Gomitato? Non li fa nulla neanche. Ah, che fanno... Non ti fai malissimo. Ah, Vittorio, sì, Vittorio avete già visto. Ah, è vero, Vittorio l'hanno già visto. Questo è un trivia. Il Trigoino è stato preso in giro tantissimo. No, preso in giro. Preso in giro. No. Grandi, era quel format in cui ci si prendeva in giro. Riccardo deve dare uno schiaffo in faccia a Edo. È una persona molto titubante, è vero.
Grandissimo Pietro Ubaldi. No, no. Riccardo deve dare uno schiaffo in faccia a Edo, ma anche no. Vai. Oddio, no. Bella la sfida. Cosa di schiaffi. Tocchi? Vieni qua! No, c'era da allargare. Io non ho detto niente. Ah, ok. Volevi chi mi tocca? Oh! Sarà bellissima, non c'è bisogno. Aspetta, c'è bisogno della colonna sonora. Aspetta. Parto da lontano. Aspetta un attimo. Guarda che ci Vai, ci siamo. Copyright. Ci non sbattiamo. Ha un aura. Un'aura. Non vedo una sciga. Grazie. Sì, è vero, era quelle domande scomode. Ma questo già era le domande scomode. Adesso si vede bene. Ma era per il fuoco. Grazie mille. Sì. Adesso basta. Ma perché hai preso un ramo che punge? Ma è tuo, è quello che c'avevi in mano te. E non c'è altro. Ma io. Allora, che te dammi. Ma già è vero, non bisogna stare vicino ai fornelli quando c'è Edoardo. Anche Edoardo. Una griglia. Ma questo, però quello vale per la tua cucina. Questa non è una scavolina. Okay, allora io faccio un attimo. Benedetta parola. Lo sai che hai rimesso a posto questa scavolini, roba? Scavolini, benvenuti nella mia cucina. Carino. sono proprio. Vabbè, la del camionetto. Non ho trovato uno stecchino. Abbiamo una serie di strumenti stupendi. Mi scusi, lei spaccia? No. No, e ci dissociamo dalla cosa. Di silente, ma assolutamente no, certo. Jack. Come no? Questo sembra dolorosissimo. Potrei chiedere. Se ci vuoi pettinare. Grazie per il beat. Giorgio, grazie. Riccardo deve fare altre 10 flessioni. Io le faccio. Esattamente c'è quello che devo fare. Io lo faccio. L'uomo che si flette, io mi fletto, è un flettetto. Flesso. Faccio un sacco di flesso. Oddio, come faccio a inquadrarti? Così. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. C'è un altro sacchetto di quello lì. Questa era quella di prima. Bene. Oh, mi fai il rosso malpelo tutto. Grazie, grazie a tutti. Grazie per il follow. Che bella lingua. Qualcuno di voi un accendino per stare. No. Ma perché non ha preso fuoco? Non lo so. Vai, prendete uno fiammifero. Non c'era la roba sotto. Fallo. Mi sa che però devi essere un po' vicino al fuoco. Sì, perché sennò si spegne. Addio. Ti riesco tu. Vai. Là. Occhio, così lo trovo. No, così lo trovo. Devi essere vicino alla punta, altrimenti si crea l'effetto leva. Prova. Deve tenerlo più vicino. E siamo fottuti. Non aver paura, non pigli fuoco per ora. Vai. Ti dissocio, cioè, era una battuta. Potenza. Era una battuta. Ma sì, capiva. Vai, butta sempre sopra il bufalo. No, l'ha spento il cacciandolo lì. No. Comunque. No, ma voi vedete. No, voi non vedete. Scusa, Scusa. Che secondo me merita queste situazioni. Fai tu, riprova. Fai riprovare. Faccio io. Secondo me è più bello, sì. Vedete un cazzo voi. Si vede. Ok. Vai, butta sul centro, non pigli fuoco subito. Niente, l'ha spento di nuovo, l'hai proprio ravanato. Togli la. Ok, tolgo. È arrivato il momento di usare il Mustang Snap. Vai di Napalm. Napalm è kerosene. Oh, c'è un odore di. C'è l'odore mefistico. Sì, c'è l'odore del Vietnam. Sì, esatto. Sì, è vero, è proprio dal cancello che si sente. Io dico, ma che è sta puzza? Io ho seguito l'odore. Paura. Per arrivare. No, ciao nonno. Che mega fiammiferi, qui sono tutte cose grosse. Sì. Tranne il tuo pene. Bravissimo. Accidenti. Ti sta buttando bene nel legno. Bruciate tra le fiamme dell'inferno. Infami. Ah, demoniaci.
Niente, che ore sono? Qualcuno lo sa dire? 19. Abbiamo il telefono lì. Wow! 19:16. Oh, wow. Ok. Esatto. No, 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 no. Ho appena toccato un punto di pressione. Oh, ma è uscindere. Beh, vorrei dire che in questa situazione, io essendo un medievista convinto, credo che bisogna... Avevo letto no, Napoli. No, sbagli, devi apporre più enfasi. Cioè, lui parla. La situazione è semplice, però è complessa. È terribile. Bravo. Bravo. È bellissima sta qua. Si stanno palesemente facendo i cazzi nostri. Vabbè. Allora. Ma, abbiamo il coso che accende il barbecue. Okay. No, io voglio. Passa l'elicottero. Che cazzo fa? Porco zio. Che fai? Che cazzo fai? Cos'è che scoppietta così? È il legno del Madonna del Signore, il legno dei fiammiferi. Il legno okay. Dell'accendio. Grazie. Sì, secondo me sì. Che mi devo fare con questo fiammifero? Assorreta per la signora. Sono tutto un fuoco. No. Ma guarda che roba. Cazzo. Allora, non è tutto sotto controllo. Ce l'avete il... Il mantice. Lo sburro? Sì. Mettiamoci a forgiare. Lo sburro? Forgiamo con questi attrezzi. Stai fermo. No. Chissà che non mi cacca. La lucciola. La rabbia, come si dice, porta cattivo consiglieri. Molto Ghibli. Sì. La furia. Come si arriva lì? Fai il giro, Scavaggio. Traversa, sinistra, ci sei. Ciao Matteo, sinistra. Sì, allora, sì. Prendi la mano. Prima traversa, via a sinistra. Bravo. Okay. E poi a sinistra. La gente tenta di entrare nel nostro giardino perché abbiamo un fuoco bellissimo e tutti dicono, ehi, che bel fuoco, posso arrivare? Sì, infatti anche loro sono arrivati così. Matteo. Anche loro, dici, sono arrivati così. Partite siamo arrivati così. L'odore del fuoco, l'odore del fuoco. L'odore della plastica bruciata. Anche, sì, è bellissimo. Qualcosa dietro? No, sì, un po' di sai no, perché sono in spider, quindi che un po'. Lasciala là allora. Come? Lasciala lì. Ha detto che è Spider-Man, amici. Spider-Man. Ha detto che è Spider-Man, okay. Non può far vedere la sua vera identità, per cui deve un attimo imboscarsi, si toglie il costume e arriva. Li avete conosciuti così? Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì. Spider-Man. Spider-Man. E speriamo che riesca di vedere se prende fuoco. No, pessima idea. Benvenuti nella mia cucina. Comunque avevamo promesso a Jack che avremmo fatto una live in cucina, non è proprio in cucina, però dai, sì, di cibo. È una live di cibo, sì. Comunque secondo me era meglio prima, questa cosa qui, Quando l'avevi fatta così. Dici? Te lo vuoi vedere a terra, mio figlio. Sì? Ma in effetti. Simpaticissima, ma proprio mezzo busto, bellissimo. Grazie. Super girl. Beh, quasi. Ma andiamo a ricevere supereroi. Vai, in bocca al lupo. Ma non avete meglio non avete qualcosa di meglio da fare il sabato sera che stare a guardare i tre cretini al bar? Difatti sono soltanto in due in chat. Patuffolo. Perché intanto arrivano dei deficienti? Mettiamo il telefono nel fuoco e vediamo cosa si vede. Dai. No. Pessima idea, Jack. Pessima. Altra idea stupida. Dipende. Tu richiedicelo dopo. Poi casomai. No. Va bene bere il succo, ma non è uno dietro se rincoglionito. Sì. Capito, però, Jack? Però potremmo fare una live apposta in cui prendiamo un telefono scarso e ci installiamo Streamlabs. Anche. Così va a 10 frame al secondo, sì. A 800 kilobyte al secondo. E poi lo mettiamo, facciamo così, lo mettiamo... Ma perché a 30 io l'avevo messo a 60? Perché? Ma che ti frega, ma tanto è uguale. Oh, Giorgio, difendimi. Giorgio se n'è andato e non torna più, mi dispiace. No, non è vero, adesso torna in gamba tesa. Mi difendi una gamba tesa? Complimenti. Grazie. Voi non la vedrete mai, mi dispiace. Sì, allora io devo smuovere un po'. Gente, qui si sta a fare le seghe ai maiali. Oh! Che ti sta convinzione? No. Vai, lo so. Sta picchiando il fuoco con audacia. Lo sta anche bene, devo dire. Lo sta provocando. Mi piace. C'è un po' un flirting tra l'uomo col barbecue e il barbecue. E il barbecue stesso. Nice. Bene.
Adesso si disinfetta un po' la griglia. Jack, ma ascolta, qual è, come sta andando il Russian Fishing Simulator 2019? Ma l'ha preso? Cioè lui ci gioca da nuovo, da infatti. Madonna. Ma tra l'altro, ma è quello incredibile con tutte le espansioni anche in Giappone e tutto quanto? No, quello è Fishing Simulator e basta. Russian Fishing Simulator, che cazzo è? In Russia, in Russia. Ma è l'espansione russa, Jack? È gratis. Guarda la profondità di campo. Te stai lì, io sto qui, guarda che bella. Sembriamo tipo una thumbnail di History o Real Time. Due pazzi in cucina. Mia moglie mi tradisce con un cervo. Seconda stagione. Perché? Gioco con da 128 giorni. Non è un gioco a parte. È un gioco, a parte. Russian un altro Fishing. Gioco. Cosa? Russian Fishing. Ci gioco con da 128 giorni. Ci gioco con da. Non so, forse voleva dire un'altra cosa. Però l'importante è che ci gioca. Sono molte qui, sono ancora arrivati. Ma ci avrà da uccidere un attimo l'avvoltoio. Ma lo sappiamo tutti che lo amorano e non lo uccide. Tranne che. Dai, qualcuno. Non ha mai dovuto ucciso nessuno. Spider-Man è ucciso più volte e mi è sempre stato resuscitato dalla provvidenza. Non ha mai ucciso nessuno. Ha ucciso Gwen Stacy. No, cercava di salvarla, no. Però il contraccolpo della caduta ne ha spezzato il collo. No. È vero, e infatti si sente ancora canonico, in colpa. Non è canonico, sì. È nella continuity dei fumetti. Sta zitto. Ma chi è che legge più fumetti nel 2021? Io. Capra, si guardano i film dell'MCU. E non è canonico un cazzo nell'MCU. Movimento. Contorsionista universale. Ungaro. Quanto forzato. L'ungaro spinato. L'ungaro spinato. Se vi ricordate l'ungaro spinato, siete delle belle persone. Ma che cosa diavolo stai dicendo? Dell'ungaro spinato? Ma stai scherzando. Il Bruno Conto stai. Stai toccando la mia brece. Io posso toccare la tua braccia adesso. Perché? Perché io ho acceso le fiamme. E se non le smuovi un po', qui prima o poi si cerca di dare fuoco a tutti. Vuoi lasciare fare a Edoardo, per favore? Va bene, io lasciamo fare a Edoardo. Poi se non si mangia. Questo è il mio quarto barbecue che faccio in questa zona. In questa zona? Sì. E le altre tre volte poi ha preso fuoco e abbiamo dovuto chiamare il pompiere. Questa è la mia zona. Allora, come direbbe Sheldon, questo è il mio perimetro vitale, lo state invadendo. Sì, no. Sono rimasto solo io. Ma no, siamo tutti noi, Jack. Non ti preoccupare. Siamo tutti con te, Jack. Ti teniamo le manine piccole. Come? Chi avrà delle manine piccole rispetto alle mie, sicuro. Ma come fai? Io l'ho presa, non ho. No. Mi è scappato anche la. Anche a me, ma che si cazzo è anche possibile? Quella, dai. Sì. Ma a parte che veramente, per quanto ce ne sono, fai un attimo così con un secchio. In Africa fanno veramente così. Infatti fanno gli hamburger di mosca. In Africa. Ah! In Asse. Che cazzo c'entrano in Asse? Ah, pensavo di zanzare, sai. Al sangue. Sarebbe grave. Ci fanno gli hamburger, c'è una troia. Che è tutto sbrobbato qua. C'è lo sburro qua. Ah, te lo sei messo tu per ultimo? Non già. L'ha fatta arrivare. Arrivato. Fenomeno. Samina. Waka waka Buona la bubuzzera. Samina zanza e waka. La bubuzzera. Ci stai in po' Africa. Ah. Sono un appassionato di questo magnifico strumento degli aborigeni australiani. Non so se bubuzzera. È degli aborigeni australiani in realtà. Non so, sono molto ignorato in sull'argomento. Qualcuno ha insegnato le domande fatte dalla Rosselli agli ultimi appelli di antropologia? Vuvuzela mi sa più di Sud America. Quella del Sud Africa. Ha visto? La geografia musicale. A sud. Questa è grandissima scuola. Ma quella che usarono nei mondiali del 2010 agli stadi. Sì, io so che è quella lì. Sì. Sud Africa. Fischia l'orecchio fino a lungo. E gira tutta la stanza. Mentre si danza. Stanza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Fate un tour della casa così come rapinarvi. Pronto. Ma non è nostra la casa. Siamo già abusivi. A rapinare. Quindi non si principe può abusivo. Fare cosa? Un tour della casa.
No, mi dispiace, c'è la privacy. C'è la privacy. Fossi stato a casa nostra, la casa dei Sanana, privacy forma politici. Di ananas, tipo... Quelle sfocco. Esatto, però al contrario. Poro Jack. Rimettiamolo sul suo piedistallo. Dove merita. Piedistallo. Merita di stallo. Bravo. Chi è? Lido. Pronto? Lido. Lido. Niente, mi hai chiamato. Sì, anche un attimo. Non ti dicono nient'altro, dicono solo Lido. Ok, io non vado se non mi hai chiamato come si deve. Sommo signore delle nuvole. Esattamente. Sommo signore delle nuvole. Hai lodato il sole, puttana! No. No. Vabbè, no, tranquillo. Non credo. Io non conosci Gabri. Io me lo ricorderò sempre. Ma sei sicuro di voler parlare? Di ma è un Gabriel tipo l'Archangel Gabriel? Sì, sì, è l'Arcangelo Gabriele. Più o meno. Anche guarda. La spada, sì, ma non questo. Non quel tipo di spada. Ok, va bene. La spada delle mani. Bravo, spada, del cazzo. Mi piace questo ragazzo. Vino portato. Non so chi l'ha portato. Tu hai portato il vino? Ho portato il vino. Vino! Le porterà anche l'altro ragazzo che è imbucato di me. Sì, porterà anche. Cioè, però è. Abbiamo anche un sacco di birra. Bar. Attenzione. Attenzione, c'è bronzo stasera. Abbiamo anche un sacco di birra stasera. No. Insomma, di Gigia che c'è. Sì, sì, ma dimenticate tutto. Ma tipo. Ma noi siamo, questo è il gruppo degli Astemio. Che cazzo. Anonimi. Chi è Astemio? No. Ah, beh, così si sapeva. Io sono Astemio da. Cioè, poi Astemio. Hai bevuto bevo la birra poco. Da me ieri. Bevo poco. Ipocrita. No, no, hai ragione, non sono Astemio. Che dico, poi Astemio. È semplicemente che bevo molto poco. Ok. L'acqua. Giusto perché si era presa. Disidratato. L'acqua. Sì. Molto poco l'acqua. Lo date il sole o patirete le pene? Stiamo già patendo le pene se sono 47 gradi qui la griglia. Te bevi? Ah, comunque facciamo una roba. Matteo. Vittorio. Edoardo. Riccardo. Silvia. Me mi conosci. Michele. Esatto. E io Matteo, di come di prima. E lì dentro, piccolo piccolo, c'è anche Jack. E lì, Jack! Ciao! Vedi? Con c'è anche bonsai. Sta scoppiando. Ma è fantastica, una visita antropologica quella di oggi. È vero. Oh, mi sono scordato di me. Esplorazione. Jack. Ma cos'è questa cosa? Siamo live. Rispetto a chi? In che senso rispetto a chi? Dai, stai facendo prendere fuoco chi vuole casa. Venire. Con lui è uno che ci segue spesso, quindi c'è sempre. Ah, figa. Il nostro fans. Lodate il sole o patirete le pene dell'inferno. Le pene dell'inferno Edo le sta già patendo, sì. Perché non lo do abbastanza qui, qui sono 60 gradi. Con Jack. Qui 50, qui 27. Scusa, è zona tropicale perché c'è le zanzare tutto fuori. Jack, non ti preoccupare, lui è un ragazzo bravo, gentile soprattutto. Vabbè, sei coperto dalla non proprio. Non sei gentile? Mi ci mette anche questo. Dipende. Vedi che mi viene idea di come assumerai da un'enormità di fattori, dall'umore, dalla giornata, se da situazione, dallo stress che ho accumulato nel lavoro. Da Jack con Jack. Quanto bevuto? Anche quello diciamo, questo è un'influenza. Aspetta, da Jack, ti porto qui con me. Ti faccio vedere un piccolissimo innaffiatore rosso. Quanti soldi non ho fatto quel giorno? Guarda che bellino, Jack. Guarda che carino. Se ha vinto o non ha vinto l'Inter del interessa tanto. Non ti interessa. È tanto piccolo, è molto ruvido. In realtà sembra un po' tipo la consistenza della cellulite. Sì, ho. La texture, non la consistenza. La consistenza è un po' più dura. Solido, solido. Ci sta, ci sta. Faccio vedere il boss di nascosto. Poi. Ok. Legato alle forze. No. Stai facendo. Cioè, non è finito il mio telefono. Dai, io sto facendo un tour dell'innaffiatore rosso. No. Quello grigliato. Okay. Grigliato, cazzo, non so. La. Vedi, Jack. Può andare a comunicare ai padroni di casa, si iniziano a portare. Ok, scusa, non mi. Per raffinare. Che dice, Jack? Mega prank al boss. No, no. Che è mega prank al boss? È uno scherzone, vogliono fare, ma io non ci casco. Non sono il tipo che ci casca. Per lui il boss. Ah, sei te il boss. No, figata.
scusa, eh. Ma, cioè, quindi c'è qualcuno che ci sta guardando? Due persone? Per ora sono. Sì. Siamo uno sconosciuto canale. Io sto morendo. Chi è lo sconosciuto? Alzi la mano. No, c'è Jack più uno sconosciuto. Ah, lo sconosciuto? Non lo so. Sì. Sì. Chi è lo sconosciuto? Sì. Sì. Chi sei? È un po' quando anche stato in Barton. Quanto la vuoi buia la fotografia? Sì. Sì. Maledetto. La mia ragazza. Vi stiamo guardando intensamente. Bene, ok. Siamo da contenti di questo intensamente. Jack, ascolta bene questa lezione. Ci sono dei fiammiferi fatti bene, no? Tipo, facciamo una metafora. Ci sono dei fiammiferi fatti bene e poi ci sono dei fiammiferi che non funzionano e non funzioneranno mai, non importa quanti... Commander Root penso sia un bot, Jack, a questo punto. Cosa? Commander Root? Ma come cazzo fai a sapere chi ci sta guardando? Ah, mi sa che è un bot, sì. È un moderatore, può vedere chi ci sta guardando. Ah, giusto, è vero. Poi se metti... la chiocciola, sì, sì, sì. Fa in automatico chi è attualmente. Ah, è vero, è vero. Ah, sì? Ah, già. Potrebbe essere un bot, anche se noi li mandiamo sempre a casa loro i bot. Ogni volta che arrivano diciamo no. No, via, andale. Direi che sta scaldando bene. È bello. Dai, su. Mm. Bene, bene. Guardate i miei gomiti. Hai gravato un po' adesso? Cosa birra. Manca? Sì. Perché la birra rinfresco. Non vuoi senza la birra. Che dobbiamo un po' bilanciare. Infatti la vigna un attimo. Con il telefono di qualcuno. Guarda che tipo sono le 7:30. Chiamare adesso. Proprio sì. Chiamare? 7:30. Se iniziamo a mangiare. Adesso veniamo a mangiare ancora. Che ancora c'è ancora il sole. Sì, ma senta quanto è cotta la carne. Ah, beh sì. Auguri! Tieni. È vivo, lo giuro. Chi è? Grazie. Sashimi di mucca. Perfetto. Bravissimo. Mm. Buono il sashimi di mucca. È mucca questo. Sì. Basta, costerà il via, scuoci la carne. E puoi portare qualcosa da bere? Spostiamo che qua stiamo mangiando di caldo, per favore. Sì, ma sposti, bro, togli il telefono da lì. Sì, perché davanti alla griglia, se no... Sì, ma abbiamo finita. Ma wow, conto Paul. Poi abbiamo finito anche un po' di birra, se c'è. Gname. Un po' di birra, se c'è. Attaccato in faccia quella donna della mia ragazza. Cosa gli hai chiesto, quindi? Prima da bere. Perché insomma può portarci anche un po' di birra. Ma ha attaccato il telefono. Allora, qui abbiamo del buonissimo pollo. Perché ci ha portato il sale? Ma se serve. Ma è già da usare, non so, ma l'ha già perché lei l'altra volta tua mamma l'aveva già drogato. Ok, si può fare. Cosa devo portare? No, niente, che lei l'altra volta l'aveva già drogata di carne. Sì. Questa volta non l'ha fatto. Va bene, a posto. No, mettiamo un po' di sale. Un po' di salino. Salino. Perché mi state... guarda, abbiamo l'ansia. Mi fa da prestazione. No, ma stai salando il pollo? Sì. Droga la palla, carne. Non troppa. Ma sì, ma anche dell'altro. Così si fa. Ah, sì, scusa. Bravissimo. Magica bulla. Aspetta, cosa c'è che posso darvi consigli? No, non ti preoccupare, io sono mastro. Allora, sono mastro io. Ci sono delle cosce di pollo, delle sovraccosce di pollo. Dalla sovraccoscia alla coscia. Tutto. Da un'altra fiammatina che vedo sopra ancora un po' smorto. E poi ci sono delle... Ma poi dentro sti cosi di metallo. Delle carne. Sì, no, la mamma di Alinea. Ma infatti lei, avevamo iscrivere a Masterchef. Avevamo iscrivere senza dirgli niente. Perché lei non vorrebbe partecipare. Ma lei è la tipica concorrente di Masterchef. Dai, sì, ma la mia idea. Vero? Perché ogni volta il mio vicino mi schizza la vita in faccia? Non si sa. Vuole uccidere. Jack, secondo te cos'è più importante? Una partita di calcio o una partita di beach volley femminile? Ho visto la tua faccia cringiata dietro. Se ci mettete del sale sulla carne... Sì, sì, sì. È quello che ho fatto, Jack. Quando lui faceva così, stava mettendo il sale. La seconda. Qual è il suggerimento? La seconda, pallavolo femminile. Bravo, perché non sei un patriarcato. Esatto. Esatto. Te, Jack... No, non sto zitto.
cerco di centrarlo. Jack, ti mettiamo bello dritto che te lo meriti. Ok, perfetto. Lenci, sono un patriarcato. Sei un patriarcato? No. Prende bene con il ok, siamo quasi amici. Diamo un altro colpetto. Dov'è finita la mia arma? Qual è la tua arma? Sempre in live. Sì. Allora, non, allora mi risparmio questa battuta carinissima, ma che probabilmente susciterebbe. Puoi tipo. Puoi tipo cambiare il soggetto e metti al posto dei. Non lo so, tipo. No, ma no, sai che ha a che fa col lasciamo perdere. No! È tipo. Un accenno. Non so, non ci sarebbe un c'è. No, no, no. Niente. Sei in bolla, no, Jack. No, già sono imbranato con le battute, mi escono fuori malissimo. Ah, cioè, Carlo, è appena data la. È già rispenta. No, ma è normale. No, sì, è sì, deve fare. Allora. Ciao ragazzi. Ma sì, tipo le battute dette male. Ma sul fuoco poi sono sempre preoccupanti le battute sul fuoco. Perché? Sì. Perché sì? Perché c'è sempre a che fa con qualcosa di quello. Samucast gli hanno segnalato un video dove siamo noi. Sotto. Perché c'era una battuta sulle torri gemelle. Non ci mise il video. Sì. E gliel'hanno buttato giù quel video. Ma noi non abbiamo fatto mai nessuna battuta sulle torri gemelle. No, fece una poop. Anche c'era, perché non mi permetterei mai. No, quello sì. C'era una poop, c'era. Qualcosa ci ha messo il video delle torri gemelle. Sì, probabilmente lui ha fatto una qualche battuta. Ah, sì, mi ricordo. Gli hanno buttato giù quel video. Strike down. Boh, ciao Jack, buona serata. Ma questo è tuo. Cosa? Questo bicchiere. Ma più o meno è diventato del popolo. Ah, allora, vabbè. Era buffo. Fanculo la variante del. No, ci si dissocia. Cioè, esatto, bravi. Non uscite, mentre io resto a casa degli altri. Genitori degli altri. Ok, sta a vedere, sì, siamo e il video bene. Shock Jack, vieni qua. Jack, vieni qua, ti abbraccio. Benissimo. Aspetta, vieni quest'anno qua. Quest'anno ci abbiamo andato dentro come dei pazzi a Luca. Con le figure di merda. Attenti, c'è il touch, c'è il touch. Ho messo una serie di cose, Jack. Ti saluto con questa serie di cose. Ma serie di cose. Buonanotte. È in bolla? Buona serata, in bolla. Allora, ciao. No, si aspetta un attimo. Chi deve ancora arrivare? Io. Poi? L'altro imbucato che aveva nominato Spider-Man. Spider-Man. No. Peter. Ci sono arrivato dopo perché hai detto Spider-Man. Perché c'ha Spider. Sì, io sì. Non ho capito questa cosa. Io l'ho capito ora. No. Sì, ma è normale. Io perché il culo. Addio, Jack. Ma la birra che abbiamo chiesto per finire. Ma non l'hai chiesta. No. Ti ha messo giù prima che tu la chiedessi. Davi. Guarda, mi hai attaccato il telefono in faccia prima. Sì. Perché devo chiedere anche un'altra roba? Merda, lei. La mamma la prenderla io. Oddio, ma. Birra. 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 Non uccidetemi troppo il boss. No, no, tranquillo. Lui è un pacifista in realtà. Lui mi protegge. Ah, il boss è lui. Ok, va bene. Non uccidetemi troppo il boss. Fate di. Quindi te è bella calda? Vai, sì. Cavolo, la braccia sta arrivando. Sì. Quanta fame hai da una 10? Un sacchissimo. 12, perfetto. 12, tipo. Perfetto. Quindi questo pollo ti può bastare per te? No? Sì. Manzo, è pollo. Pollo, no? Tacchino. Voilà. Oh! Ti avvicina, stai rischiando. Cosa? Stai rischiando tutto. Cattivo. Stai mettendo a rischio la tua incolumità fisica, ma soprattutto mentale. Graziella! Grazie, Franz. Think bro. E per le imbacche. Allora. Sì, questa. La conosciamo molto bene questa. Oddio. La perle imbacche. Queste qua.
Vedo qui che la Lidl ormai vabbè, ti butta dietro con tutto. La Finch Bravo sì, la ricordavo. Te la butta la, dietro. Per l'embranco? Tipo 99, 59 centesimi l'una. Quanti siamo qua? 2, 4, 6. Ora perfetto. Percentuale va anche a noi visto che siamo qui, eh. E 6? No, ma c'è anche Twitch. Wow, quanti soldi. Sì, troppi soldi. Scaricate il 50% della poliedrica. Cagare questo punto. Esatto. Vedi la sua espressione, il panico. Perché il 50% è di zero. No, scherzo, dai. Beh, quasi. No, no. No? Okay. Tieni. No, c'è il vino. Tieni. Ok, può proprio finire adesso. Ah, per eleganza, dici, sono questi la bicchiere, bellissimo. C'è una è soffice. È biodegradabile. E puoi anche mangiartelo. No, mi sa che ti cacchi veramente però male poi. Male, male. No, aspetta, per prendere di questo, vai, cioè, se no. Beh, facciamo il brindisino. Brindisi, no, vabbè, lasciamo. Un po' d'auta nel suo. Tieni. Poi un po' d'autan. Ah, un po' d'autan no, nella vita. Vero? Ma io ce l'ho il bicchiere. Un po' sul pollo. Non rompere le palle. Ma è tutta schiuma, come la dai? Non ci rompere le palle. Miscia. Oh, ma fai un po' un challenge. Fai risolvere quella cosa lì sulla maglia allora, sul gruppo. Vero? Fra me l'ha già risolta. Sì, la salute. Sì. Vabbè, ma è praticamente è un'equazione, mi ha spiegato Fra. È un riassunto di un'equazione. Salute. Che spiegherebbe un po' come funziona il moto della vita dell'universo. Ah. Ah, e comincia con meno un quarto. Meno 0,25. Si comincia già in maniera proprio negativa. Qualcosa. A me questo me l'ha spiegata così. Non ricordo assolutamente, ma sì. Te non c'eri quando me l'ha spiegato. No, no, ma l'abbiamo fatta a scuola. Ah. Cioè, così per curiosità. È arrivato il regalo quando siamo andati in gita al CERN. Sì, è vero, è scritto CERN. Il CERN di Ginevra. Quando c'era il CERN? No! Ma qui siamo già tutti, non ho capito. Zanzara, ma non so Zanzara. Manca quello. Ma quel lazzo è per me. Manca l'imbucato. Cioè, sì, anche a me, sinceramente. Dai. Sti cazzo. Vabbè, aspettiamo ancora 10 minuti e poi si butta la carne. Sti membri. Membri. Steam membri. Steam boy. Comunque va giù come acqua questa birra, eh. Fantastico. Eh sì. Sa proprio di un cazzo. È la Fink Brau Pils. Famosissima. Ma veramente cagare. Con base a Napoli. L'ho comprata io quella volta. Base a Napoli. Magari. Famoso allora, nome i barilotti che hai te a casa. Sì. Pils, Perlenbacher. Perché c'è anche il vino, c'è vino. Anche il prosecco, lo champagne. La birra. La birra. C'è tanta roba da bere. Presente, no, questo di no. Cosa? Helsing Abridged. Eh? Helsing, presente sì. L'anime di Helsing. Ah, sì. Ma qua è l'ultimate o quello vecchio? L'ultimate, però Abridged. Con tutte le doppiaggi fa cazzoso. Prima vorrei chiarire una cosa. Che dite che noi tedeschi piace fare la terra? Perché ti amo per la te mi hai visto Evangelion versione Twitch. Stazzi! Chiudi quella cazzo di bocca, Shinji! Quello che è anche nella serie vera. Vabbè, ma sono Shinji, io che lo dico Shinji contro quanto il 2 nel 3-7, c'è un capo, con nulla. Quello è un po' il punto, però sì, fa troppo impazzare. Cioè uno dovrebbe, come posso dire, dovrebbe provare empatia per essere una persona che non conta assolutamente niente. Ma sei un bastardo, ma non lo fare mai. Guarda che ma no, distinto ti stavo per dire. Anche se il telespettatore. Porca puttana. Comunque sì. Poi c'è, vabbè, il fantastico popolo ha cominciato a dire, no, ma... Che cazzo si chiama? Asuka. Ma Asuka. Asuka. Poi Asuka bellissimo perché arrivi, inizia a, quanto, 16 anni, 14 anni, già laureato, 14. Tipo quel bambino di 11 anni. Ci sarà un bambino laureato da qualche parte. Ci stai scherzando, un bambino di 11 anni che ha già 6 lauree. Tipo Pico de Paperis, ragazzi. Sì, esatto. Ah, come chi? Pico de Paperis. Come ti è venuto in mente? Pico de Paperis. Perché mi piace veramente tanto Paperopoli. Perché? Perché sì. Perché Pico ma se qualcuno in particolare. Ma lo sai perché no, Pico de Paperis? Perché prima ha fatto l'azienda tedesca. Poi Pico de Paperis, essendo più azienda italiana, aveva l'azienda tedesca. Esatto, per quello mi è venuto in mente. Ah, non per... Era un notavo. No. Era un notavo. Okay. Non lo sì, voglio ammettere. Letteralmente secondo la legge di Leibniz. Leibniz? Sì.
Pompa. Allora, dovete dire a tutti gli altri di portarci anche un vassoio vuoto dove metterci la carne cotta. Cioè, è giusto. Porta la non la carne vuota, vuol dire la carne cotta. Sì, ho capito, un vassoio vuoto. Cioè, perché noi qua non la, non la facciamo la contaminazione crociata. No. Arrogante. È top. Dai, iniziamo a buttare le bistecchine. Dai. Ma quale forchettone, un vero grillista, li separa con le mani. Certo, queste sono le vere. L'ambulanza. Va, vada là. Ma che bello. Quanto è bello quando iniziamo? Quando canta, È fantastico. Beh, ragazzi, la salsiccia sta parlando. Però mancano le salsicce. Che ci mettiamo su dopo. Ah, cioè, ci sono. Sì, sono qui dentro. Non vedo una sega non vedo. Vedo una. Benvenuta su questo tragico canale. E fate quei fiammiferi, tanta carne al fuoco, tanta. Diciamo insieme, ma tanta. Visto. Però aspetta, c'è solo cosa da fare in questo momento. Scotte. No, che la storia? Ragazzi, una cosa che entrerà nella storia. Ragazzi! Oh! Lavinia! Puoi portare anche lo Scottex, per favore? Ma sarebbe top anche fare del pane grigliato. Grazie per il follow! Mi piace questo! Just one! Federica! Non vedo una sega non vedo! Vedo una come i serpenti! Federica è buona. Allora, lei è buono, Federica. Questa cosa comunque è veramente molto maschilista. Moltissimo. Noi stiamo cercando scuse. No! No! Fermo. Ci dissociamo. Grazie per il favore. Il carabinieri. Non vedo una sega. Vedo una. Un saluto compenetrato, guarda che bello. Non ha chiuso. Aspetta, rimanete così. Non vedo una sega. Vedo una. Grazie. Anche abbiamo salutato tutti? Siamo sicuri? Sì, tutti? Non dovevo aver perso nessuno. Tutti? Grazie mille! Non si può interagire con le ragazze. No. È ninja quello vero, dici? Sì, è quello vero. È ninja quello vero e ci segue sempre. Comunque ci hanno fatto. Non vedo una sega. Vedo una. Vieni qua, ti do un bacino. Bellissimo. C'è ninja, ragazzi. Non vedo una sega. Vedo una. Ci sta anche sentendo. Comunque anche picchia che io non ho assolutamente. Ma prego. Non vedo una sega. Vedo una. Antonio, ti do questo piccolo di sale per fortuna. Per fortuna. Drink e aspettavi. Te la aspetti uguale, però non si cicata. Non le ho fatto cazzo. Oh mio Dio. Poi guarda, la piscina sta sempre a tempo. Guarda, si scava per due e mezzo. Ecco. Non perché sto avendo comunque. Ecco. Grazie ninja, se ci fai il raid è finita, diventiamo ricchissimi. Grazie a tutti per il follow. Sto avendo una crisi. Aspetta un attimo, comunque. Grazie. Dov'è sta la realtà e la finzione del mondo reale? Comunque ninja, ora noi stavamo scherzando perché pensavamo tu facessi finta di essere ninja quello molto famoso, no? Però non è che per caso sei un po' famoso anche tu e ti stiamo ignorando? Sapete che c'è una youtuber famosa. Non vedo una sega. Vedo una. Grazie mille per il follow. Sì, ci hanno beccato. È finita. Faccio cazzi mia bella, grazie comunque, per comunque, il follow. Aspetta. Continua, fai il tuo boss. Tu cucina. È vuota, non posso cucinare niente. Abbiamo finito la carne.
Però con Tutankhamon anche basta, è morto. La carne non si finisce mai finché non si finiscono gli amici, vero? Una cosa, in prima merda decise di fare la mafia. Wow! Sì. Quando sono finiti gli amici, non puoi più prendere carne. Adesso c'è quattro persone che vi stanno guardando. Sì. Buona cena, grazie Federicas. Salutate Ninja. Grazie Ninja. Facciamo vedere cosa state cucinando. Aspetta. Grazie per il beat. E grazie Ninja. Alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano, alza la mano se ti piacciono le minorenni. Mi dissocio. No. Mi dissocio. Ovviamente è tutta simpatia. Non è vero. È tutta simpatia questo. Ci hanno beccato. Ninja ti clappo. Le minorenni intendo gli animali che hanno. Sono 35. Siamo in prigione, ragazzi. Infatti è arrivato il carabiniere di Twitch. Portaci via. Twitch police. Dammi una lametta che. Dammi una lametta che. No. Hai messo? Hai messo queste manette? No, Antonio. Ciao padre. Ciao bello. Un po' di sale anche a te. Toh. Che male! Che male, sei un idiota! 10 persone vi stanno seguendo. Grazie per il bello. Non alzare la mano, non alzare la mano, non alzare la mano se non ti piacciono le maggiorenni. Com'è sta doppia negazione? Ma un attimo fottuto il cervello. Alzare la mano se non ti piacciono. Allora, voi dovete stare tutti molto tranquilli, dire, perché qua stiamo creando dell'arte. Dell'arte culinaria di primo ordine. E stiamo cercando di fare le cose. E quindi devi alzarle. Quindi ho fatto bene. Ma c'è qualcuno che sta toccando la paura. È alzato. Ma le mani o qualcosa? Non ti conviene lasciar fare, non so. Silvia. Stai zitto, cracco. Stai zitto, cracco. Cracco, qui non c'è. Qui come c'è. T'ha visto sulla griglia? Credo che è meglio. Bravo, bravo. Sempre zitto. Qui c'è Bastiani, c'è. Che dice? Io mi sento. Ma io che cazzo. Allora, scusate. Ma ci sono questi cosi qua che cadevano di continuo sui poveri piedini del boss. Che sono piccoli. Guarda come sono piccoli. Guarda le caviglie, quelle stronze di zanzare. E quindi niente. Hai fatto vedere la carne alla gente? Sì, a voglia. Tra l'altro, di dove siamo? Siamo toscani. Quindi la peggiore razza d'Italia. Siamo toscanacci. Guarda come siamo toscani. Guarda la Toscana qui dentro. Non si vestemme nemmeno. Bello quel cappello, lo fanno anche da uomo. Bello quel cappello, la fanno anche da uomo? Ma questo ha fatto la battuta del secolo. Comunque tutti insieme, è veramente solo. Tutti insieme, bravo, bravo, bravo. Comunque la risposta, la risposta qual è? No, il fatto è che mi ha devastato per davvero. Perché è suo il cappello. Wow! Qui si fanno le cose. Comunque no, non le fanno da uomo. Quindi c'è azzeccato. Comunque, dimmi tesoro. Delle autostrade di cocaina, non devi dire queste le autostrade, dice le tratte con cui effettivamente all'epoca portavano la cocaina quando ancora. Beh, diciamo che ai tempi dei limiti storici umani, la cocaina veniva trasportata attraverso le piante del nord-sud-est africano. Con le fionde. Con le fionde, ovviamente. Gli antichi romani, la cappella Costantinopoli. Vaffanculo, non so parlare. Ma poi ci mettiamo. Con queste fionde incredibili. Allora, la cappella. Stai zitto. Io non starò mai zitto, ricordatevelo. Non si sa bene. Questa è contro poi la Costituzione. Ma penso a me, palese. Ma perché sto dicendo stronzate? Sono dei cerberini. Sono dei cerberini. E quindi? E che problema c'è? E che problema c'è? Ma così è violento, eh? Era contro di lui. Ti devo censurare. Sì, era contro di lui. Ma contro lui va bene. Siete benvenuti comunque. No, sempre, io tutti. Dicevo, ma soprattutto Federica è benvenuta. No! Non ho detto nulla di che. Mi sta simpatica. Ma Federica c'è, eh? Ancora. Vi do un po' di sale, così. Basta che dica sì, ci sono. Sopravvivere un attimo. Ma i mod sono andati tutti via. Non abbiamo mod. Ecco, sì, però chiude. Sì, tutto. In realtà ce ne abbiamo ma una. Ma non c'è nessuno. Due. La mod di Alessandro Barbero. Che se ne mettiamo gli occhiali a Edo. Se vuoi, no? Faccio il mod. Facciamo le montagne, ritiriamo un po' le cose. Comunque, ragazzi, mettiamo le cose un po' in chiaro. Noi qua due. Noi siamo gli streamer. Loro sono persone normali. A caso.
però effettivamente la loro presenza rende fondamentale. Ti ho portato un pennarello per scriverti io sulla fronte ogni volta che qualcuno dona. Ogni volta che qualcuno? Dona soldi. Wow! Anzo, signori! Ah, vero, attenzione! Okay. C'è uno stimolo in più. Ogni volta che donate qui si fa il culo a questo signore, no, quindi no, vi prego, donate. Non sono il signore di nessuno. No, non sei il signore di nessuno. Oh, è caldo che è qua. Ah, lui è il signore del canale. Degli anelli? Dov'è Fra quando serve, porca puttana? C'è scritto. Dateci Fra. Ha risposto. Oh? Chi? Ho sentito Fra. Fra? Fra, sei tu? È straniero. È Fra? No. Anche te sei straniero? No. C'è un accento straniero. Ah, c'è un accento, ma è straniero intendi non toscano? Non lucchese. Ah, sì, ah, siamo stranieri, assolutamente. Dove? Allora, noi siamo... Lei del Friuli? Cioè, proprio... Io sono Emiliano. Da Dogana e da per questo fantastico padre. È così leggendario. È leggendario. Ma che poverini che sono a farsi i cazzi loro che è sabato sera. Vai. Oh, siamo calati a tre ragazzi, non va bene. Se ne sono andati tutti perché hanno deciso che spaccavamo troppo i coglioni. Dicevo, quindi te friulana e sì. Te? Io vengo dall'Emilia. Ah, però nel nord. Sono in Toscana da sempre. Quindi questo non cambia le cose. Giussoli mi spiace, ma... Come ne pare? È un po' controversa questa situazione. Comunque sì, sì, sì. Sei straniero. Vabbè, sì, va, sì, sì. Ci sono dei modi di bestemmiare dalle vostre parti? Ma sì. Perché ci so che c'è da noi e in Veneto, poi per il resto... Ma bestemmiano un po' tutti, ma, ma posso? Se vuoi bestemmiare, bestemmi. C'è niente che ti piace. Vieni, cioè, siamo pieni di salsiccia. Invece, le cose con gli animali le ho usato, cane, maiale. Sì, porco. Porco. Sì, e poi quello può andare avanti e dietro. Sì, anche, porco e Dio. Sì. Commutativa. Ma come fare? Commutativa, sì, la situazione. Assolutamente. Cioè, questa qui che faccio, cazzo, mia bella. Sono ancora. Ma posso venire per la salsiccia che non mangio da mesi? Se sei qui accanto, te la lancio. Questa qui? Se no, come non mangi da mesi comunque? Ma non mangi la salsiccia da mesi? Oppure non prendo la salsiccia da mesi? Queste battute sempre più. No, sempre non è, più libertine. No, più quella salsiccia non ci si mangia e basta. Giusto. Dipende dal tipo di salsiccia. La prendo. Dipende dal tipo di salsiccia. Piccolo momento culturale. Scrivete l'anagramma di Ocropoid. Bravissimo, hai bestemmiato. Sembra un nome di un Pokémon, lo sai? Sì, bello, poi, Ocropoid, scelgo te, vai! Ti rendi conto? Cos'era? Polygon? Sì, sì, Polygon. Polygon. Sono pochi, zio, ma questa è la mia mandata. Abbiamo altre 37 e 42 mandate da fare. Se pochi, zio. Giusto? Ma posso? Proprio come si deve. Sono pochi, ma questa qui è una parte di quelle che ci sono. Se no... Sì, lei è quello che ha fatto il... Non so se l'hai visto... Ragazzi, qualcuno può andare a chiedere alla cucina un coltello normale. Vai. Un coltello? Una presa, sì. Un coltello per sviscerare fino in fondo. Forse? Coltello. Coltello. Giusto cosa? Le birre ci sono, sì, vabbè, però... Però le birre non si fanno da sole, ci vuole qualcuno che testi il lupolo. Vieni, dai, un pezzettino di carne, su, saggio. Lascialo sulla griglia a bruciare. Portala intanto là, questa. Mi brucerò le mani. No, scusate. Upla. Le birre siamo piene di birre, non sono molto buone, però sono buone. Sì, ci sta, ci sta. Tanto pollo. Folletto. Tantissimo. Tantissimo pollo, bellissimo da vedere, però. Comunque sì, però qua va il pollo fatto. È difficilissimo da cucinare perché è ciccione, sì. Questo viene cotto. Ma tutto. Fai un po' di pollo e un po' di salsiccia con sì, infatti ne metto tre. Ok. Vai. Un po' di pollo e un po' di salsiccia. Avete portato il coltello? Okay. L'ho chiesto. No, sta arrivando, ma spera. È già mandata di carne, eh? No, vanno aperte! Com'è stato il tuo sabato? Ho chiesto il coltello apposta. Ed era un danno. Allora, fermi. Non fate. Faccio io, vi preoccupate? No, ma non vi... È lei che fa così, sempre. Grazie. Io faccio così. Sì. Piano, eh. Come è stato il tuo sabato? Ma non so che cazzo sia, ma è Streamlabs? No.
Ok. La tipa per la notte? O devo portare l'amica mia? Ma porta l'amica tua. La se tipa vuoi. Per la. Ma perché a te va bene qualsiasi cosa? Adesso l'hai detto te, eh? Sì. Io non ho detto nulla. Sì, sì, scusa. Ok. Bello, bello. Guarda, guarda che situazione. Bene, sei tutto intento a tagliare le salsicce, molto bravo. Non le dita però, eh? No, tranquillo. Non oggi. Non oggi è bellina questa cosa qui. Mi taglierò il dito, ma non oggi. Non oggi. Magari la prossima volta. Ma... Voi le mangiate le salsicce crude? A me piacciono molto. Sì, le mangiavo una volta, però ho visto che cosa... che lo sconsigliano altamente. Vabbè, ma quello sconsigliano tutti. Praticamente tutto, tutto. Ma io vanno sempre aperti perché vedi la cottura dentro, per quello. Ah, sì, e mai togliere il budello perché quello che contiene il succo. Non fa disperdere il succo. A piedi ci metti tipo boh, 2 settimane. Esattamente. Siamo nella Tuscania, quindi sì, ci metti 20 Toscalandia, anni. Toscalandia. Da Civitavecchia? Da Civitavecchia. Ma ti penso a piedi penso un paio di mesi. Dai, 2 mesi. Secondo me in 2 settimane ce la fa a corsa. Dici, eh? Va bene. Però devi mantenerlo. Devo versare altra birra. Vabbè, ti verso altra birra. Faccio. Cambierei la tipo... non ho messo il nome. Questa, cambiamo tipologia. Bravo. Che era? Hai fatto il... Cagata di piccione. No. Io ho portato del pane. Qualcuno di voi si rifà. Ok, metti lì, ora ho griglia piena. Con la macchina, da Civitavecchia, qui quanto ci vuole con la macchina? 500.000 ore. È un po', non lo so. Penso un paio d'ore. Un paio d'ore, da Civitavecchia. 3 ore. Ma dov'è Civitavecchia? Esiste Civitavecchia? Esiste Civitavecchia, Gnorantorum. Civitavecchia, dai. Vabbè, esiste Poggi Bonzi, esiste anche Civitavecchia. Un mio amico è nato a Poggi Bonzi, in realtà. Civitavecchia innanzitutto è in provincia di Roma, quindi... quanto ci vuole? Siamo ma aspetta. Sto sbagliando le lettere, bro. Aspetta, indicazioni. Arriviamo, 3 ore e 3 ore e 4 minuti. Aspetti 3 ore. È la birra che parla per te? Volete sapere il numero dei chilometri? Non li so. Vabbè, saranno 300 e qualcosa. Un po' di birra anche me, per favore. Oh, grazie, ragazzo. Guardate come si versa una birra. Come spillarla. Vedi come si fa? Guardate attentamente. Ma non sta... È quella la battuta. Attenzione che sennò la schiuma va troppo fuori. Miamme. Rivi tutto, vai. Oh, quando ero piccola... Sì? Va che roba. Cuba, bello. Da qualche amaiotto. Ah, tu allora. In genere avevo fatto una grigliata. Sì. Ovviamente io ero troppo piccola perché... La grigliata. Era un fiume, no? Okay. E mio padre con scrisse mi ha fatto una grigliata con un maiale. Proprio un intero maiale. Riprendi un po' le pinze. Riprendi un po' le pinze e faccio una foto. Bambù, tipo i tocchi di bambù tagliati a metà. Questo facevano una specie di ciotolina e dentro ci mettevano il maiale e lo mangiavamo da lì. Io ho mangiato la pelle tipo così, tutta bella costita, tutta bella. Del maiale. Te ore aia. Lo spendere sui 50 euro di benzina. Bello. Ascolta, ti conviene per una salsiccia fredda? Se ci doni 50 euro poi te le risarciamo. Le ultime non parole c'ha famose. Senso ma neanche da lontano. Ma, e se lo fai ci sentiamo in colpa per tutta la vita, quindi stai fermo. Così, tranquilla. Ah, perché la schiuma è fino a qua, non rompere no, coglioni. No, quella è un'altra cosa. Fa schiuma, ma non è il sapone, la porca. Comunque sì, tipo 50 euro e 3 ore di attesa per una salsiccia non è male. Per una salsiccia. Ma gliela facciamo veramente bella. Sarà fredda, ma sarà veramente bella. C'è anche la salsiccia. C'è anche la peperlizia. Le sottacce. Che profumo. Siamo brigare, è un penso una cosa più soddisfacente che ci sono nella vita. Maledetti vegani. Poi è difficile farlo bene. E quando diciamo maledetti vegani intendiamo intendiamo sì. Sì, capito, c'è. Intendiamo proprio i vegani. Questa roba è bellissima. Aspetta, no, devi fare come un vero bomber, vieni. O King. L'ho già fatto prima questa cosa. È vero? Sì. Stendi un po' il braccio, Edo, scusa. Come? Stendi il braccio. Ma questo pane è per grigliare il pane? Bravissimo. Vale. Sì, è vero. Ma non avete sbagliato. Dai, tu. No, Payback. Io non ho. Payback. Non sono il tipo. Sì, sì. Ah!
Il fuoco. Spegno con la birra, vai. Pollo alla birra. Pollo alla birra, dai. Come fanno il pollo alla birra? Così. Nella birra, così. Si sfuma nella birra. Forza. Non hai mai sentito i suoi famosi straccetti di pollo imbevuti nel cazzo era Edo? Nel vino rosso. No, hai chiamato i vegani, sono arrivati per davvero. Eccolo lì. No. Sì, Paliamo le paperone. Ragazzi, è inutile che ammucchiate la roba. Taglio? Sì, facile. Sì, sì. C'è il coltello. Taglia le fette della gonnellone perfetta. Oddio. Come volete tagliate? Cos'era? Piace? Mamma ha fatto anche la pizza. La griglia anche quella? No. Dai, la carne che ho portato là era cotta. Sì, era cotta, però. Sì. Speriamo ci sia Prince. Sopra. Vabbè. No, i gatti cotti la carne non dovrebbe piacere. Mollo. Ma Dio voglio. Oddio! Come taglio i padroni, ragazzi? Il mio no, per esempio. Vabbè. Il mio proprio. Nessuno c'è! Ma. Il tuo gatto, Prince com'è? No, perché vedo un gatto laggiù, un culo che sta camminando. Come va, ragazzi? Tutto bene per ora? Dai cazzo! Gianluca! Dai, faccio gli anellazzi lunghi. Fai gli anellazzi... Cioè, faccio anellazzo e poi stendiamo? No, chiusi. Oppure chiusi? Anelli chiusi. Anelli di totano. Buoni anelli di totano. Allora, questo l'abbiamo già letto. Faccio cazzi mie bella. Eh? Faccio cazzi mie bella 3 ore aia, devo spendere sui 50 euro di benzina. La vita vecchia è lunga. Da 3 ore effettivamente ci sta 50 euro di benzina, sì, per. E poi venite la vita vecchia. Ma sta quindi stai facendo la live della grigliata. Ah, sì. Fai un attimo un giro. E ti avevo chiesto, stai facendo la live? E te no! Era per prenderti in giro. Vaffanculo. Si può dire o mi arrestano? No, puoi dire. Mi arresti? No, ah no? Sì. Non posso? Ti arrestano se dici le cose colorate, se dici le cose blu. Molto colorate. Molto colorate. Blu. Oltremare. No, ho detto la parolaccia. No, ho detto blu oltremare. Adesso come faccio? Ma in galera, forse mi tocca. Io un giretto a San Giorgio lo farei così. No. Che vediamo, piccolo momento di cultura. Chi uccise San Giorgio? Il drago. Cazzo, però. La domanda era per Edo, però vabbè. Vabbè, l'ha detto prima, però lo sapevo anche io. Vabbè. E chi ha ucciso il drago, esatto? San Giorgio? Io non le lascerei le cose d'acqua, perché il gatto va scritto. Ciuchino. No, poi fredda. No, Ciuchino si è scopato il drago, è diverso. E poi qua? E poi fredda. Chi è che gioca a D&D? A B&B, a Dead and Breakfast. No, facciamo finta, diciamo. Beh, si fa un po' di carne, poi si porta là e si mangia. Vabbè, io penso che tipo facciamo questo e poi andiamo a mangiare mentre il resto del pollo resta qua, tanto non pare che ci voglia troppo. Magia selvaggia! Guarda che peperoni! Ah già, ci saranno anche i peperoni. Guarda, li buttiamo ora. Ora? Aspetta, fammi bere un bicchiere d'acqua perché sono disidratato. Pensavo sei tutto un po'. Ma perché adesso ha deciso di fiammare come uno stronzo? Perché sta colando il succo della carne. Fiammare come uno stronzo. Sì, che si urla più forte se qualcuno... Massaggio olistici. Allora, si fa dopo fatto a sé, Perché guarda che sembrano tutti dei cazzetti. Molto stilizzato. Delicato. Sì, dentro non è il tuo è la prima volta che vedo un figurone tagliato così per fare. No, ma ci sta. Poi uno, poi dopo quando è l'albero se passa basta. Basta? Sì. E uno se lo taglia. No, non ti pensare neanche. No, lo fai. Quindi tu bot che ci stai guardando, dimmi una barzelletta. Adesso faccio la fanno. Ma non è la qualifica di Estella. Ma io guardo neanche da loro. Sì, signorina Tris Marigold, lei ha un che problema. Bello, che bello. Non avrà un problema, non ammetterà di avere un problema, continuerà ad avere un problema. Un po' alla fiamma. E poi non pensa che io sia un fantastico antagonista. Guardi che sopracciglia, guardi che maschilità. Andrebbe. Signorina Tris Marigold, lei ha mai lodato il film? Aspetta, usa questo. Sì, il mio film, non è che guardi tanti film. No, ma dai. Che ne so, per esempio, non so se sei coinvolto nel qualcosa della Tolly Hedwig
Guarda che se prende l'ossigeno fa ancora di più. C'era, fa anche stagione. Lasciamo morire da solo, dai. Dovrei soffocarlo un pochino, vorrei un attimo. Aspetta. Metterci sopra qualcosa. Oppure lo sposti in una posizione in cui non rompo il coglione. Ma voi, ma vieni, ma chi sono? Bravo, è quello che volevo fare. Propolis. È andata illustre. Bellissimo. Bella. Con un tocco il boss ha messo tutto a posto. Chi è che sta chiamando? Ah, ok. Ciao. Se puoi. Vabbè, questa me la mangio io. No, vabbè, certo. Mi è bruciato un po' fuori, si leva con me. Aspettate un momentico che sto contente. Vamos a comer. Ciao! Allora! Ma che buona tarde! Buona tarde! Buona tarde a tutti! Mi è piaciuto comunque l'intervento divino, 10 persone di fila e poi. Fantastico! Che bello Twitch! Sì, è vero! Ma io sono anche rimasto come povero! Sì, sì, no, ma a quanto pare veramente era qualcuno di incredibilmente famoso. Cioè, sicuramente più di noi. Che va come è? Bueno. Ma lui è attento per questo, non è che ci sta impegnando tempo. Sì, sì, esatto, beh, sì. Quello è proprio un cazzetto, è fantastico. Sì. Nice. Sai che è un rapporto un po' politico con il dolore. Qual è la mia bicchiera? This is my bike here. C'ho il mio stesso problema. Stai bene quello di dietro da mezz'ora. Sì, ma ce ne sono due. E non mi ricordo se era pieno o vuoto. Ok, magari poter tornare indietro nella live a vedere quale ho appoggiato, quale. È proprio giugulare. Potresti farlo, ma chi te lo fa fare? Non mi sbattere. Ma è normale. È normale. Qualcun altro aveva il bicchiere di vetro. Si controlla, senti male, ma è tipo un centesimo di come sarebbe, perché se no spaccherebbe la mandibola. Ma attenzione che questo entra fa male, prendi, grazie, bruttini di mascarotti. No, questo è il mio molto virile suoneria del telefono. Bello. Bello, vero? Un bel cucù. Bel cucù? Sì. Cucù. Aprile non c'è più. È arrivato maggio. No. Ma... è arrivato luglio. Al canto del cucù. Ehi là! Ciao! Bueno! Buona serata! Ciao! Ciao. Goodbye! A stare da solo. Non parla italiano, tranquillo. Ah, non so, non mi sì, è che a lei però gli parla spagnolo, okay. Perché fa un primo. Allora, aia, porco. No, no, sempre sta violenza. Verbale, oltre qui. Violenza, verbale. Non mi devi chiamare, ok? Non mi devi chiamare. Che bello. Wow. Stra wow. Stia bello, cioè. Di dove è? Di dov'è lo spagnolo? Ti vai posso chiedere. Cuba. Mio padre cubano. No, no, io non sono suo padre, quello che era al telefono con lei era suo padre ed era cubano. Ah, vale. Beh, non parlano, sì, dai, dai, non parlano uno spagnolo troppo diverso dalla. No, no, no. Non parlano uno spagnolo troppo diverso da quello della Spagna, proprio spagnolo. Cioè, è diverso la pronuncia, si sente. L'accento, sì. Però si capisce. Vengo da un coso, da corsi basi di spagnolo, appena fatti gli esami. L'hai appena fatti ora? Sì, sì, la 2, cioè non è questo granché, ma tanto per capire un po' come. Sì, no, io non so parlare, io so capire perché sì. Chiaro com'è. Però... chiaro com'è. Chiaro com'è. Chiaro com'è. Dove sta la biblioteca? Chiaro com'è. Dove sta la fermata? Dove sta la fermata del bus? Ok, allora intanto portiamo la. Però dove sta. Però cotto e questo li lasciamo qua. Cazzo, oh, sono come gli italiani, guarda. Ma è bello che anche gli spagnoli fanno anche davvero tantissimo, tipo nell'America Latina. Così lo usano tantissimo. Che mi sta dicendo? Portiamo intanto da questo. Spero che mi sta dicendo. Sì, sto zitto. Quello era per il pollo, però. Quel contenitore era per il pollo. E mi sono. Vabbè. E ci si mette sotto no, il pollo. Pollo... così si scalda anche. Quello crudo caldo era qua, vedi c'è il sangue. Sì, ma quello era per il pollo. Vieni, dai, via. Su, allora, tanto un po' di sangue, vai giù. Portiamo intanto sta roba qua. Dai. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci ribecchiamo lunedì alle 21.30. Ciao. Grazie. Presso televendita, pellicce, divisione. Sì, devi dirgli che sei sicuro. Sì. Siamo sicuri? Sì. Ciao ragazzi. Ciao.